musica, le voci di sei giovani talenti intrecciate con quelle delle special guest della scena musicale italiana ed ovviamente le canzoni dello storico festival di Woodstock del 1969. La 4 giorni di Sutwave si è conclusa così con una compilation digitale con incise le registrazioni live del concerto allo Spazio Seme. Un ricordo che tutto il pubblico di Sutwave può portare da adesso con sé, ma soprattutto la prima pietra per i ragazzi che hanno partecipato a Woodstock Wave 50. E noi siamo stati sempre riconosciuti, e questa è la nostra forza, la nostra credibilità in Italia e all'estero, perché abbiamo sempre valutato i meriti e quindi chi aveva le doti, noi abbiamo cercato di aiutarlo nel nostro piccolo. Questi sei ragazzi qui che rivedremo a febbraio qui a Spazio Seme, che hanno vinto e sono usciti da questa residenza di 14 giorni, sono un investimento, una testimonianza, e speriamo che sia anche una realtà che ci possa dare ragione anche stavolta. Adesso però è già tempo di bilanci e previsioni. Tre progetti in riflessione, la presenza di Arezzo Wave a Barcellona nel 2021 e un festival dei due mondi ad Arezzo che possa così coniugare musica classica e rock, valorizzando le eccellenze aretine in occasione delle prossime trasferte internazionali di Sutwave. Noi vorremmo riuscire a ritornare, come siamo stati in questa edizione, al centro della musica e quindi dell'industria musicale, del live musicale dell'Europa, e soprattutto a dare uno spazio al sud Europa, dove ci sono talenti eccezionali come abbiamo visto qui ad Arezzo Wave, che aspettano di essere conosciuti da altri soggetti in tutto il mondo. Quindi Arezzo dovrebbe essere una sorta di mostra, mercato, dove si acquista la miglior musica che arriva dal nostro sud del continente.